La gloria del Signore sia con tutti noi. Ieri sera ho lanciato questi due video e ve li sto facendo notare. Sono video professionali che ho fatto in questi giorni. A Dio volendo, se volete darci un'occhiata, li potete trovare nel mio profilo. Detto questo, torniamo alla preghiera. Ce ne sono altri sotto, come vedete ogni sera lancio, se possibile, qualcosa. Gloria al Signore. Il Signore ci sta dando modo di poter fare un po' qualcosa per il popolo suo, che è diventato la mia famiglia, una grande famiglia. Alleluia. Sto pregando tutti voi. Fatevi sentire. Il Signore provvederà. Amen.
Accostiamoci e chiniamo il capo per la preghiera. A Dio volendo, se qualcuno ha interesse, può pregare insieme a me. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Ancora grazie di questo nuovo giorno, grazie di questa fine settimana, Signore, che ogni cosa è andata per il verso giusto, Signore. Grazie ancora per le preghiere che tu l'hai accettate. Fatte in questi giorni, grazie che hai dato il responso. In verità, come abbiamo chiesto, noi ti lodiamo e ti benediciamo. Continua a benedirci, Signore, e continua a benedire ancora tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi e chi è in convalescenza di operazioni di cose varie, Signore. Benedicele, Signore, aiutale e sostienile. Signore, ancora sostieni i familiari in ogni cosa e benedici ancora tutte le nostre famiglie, Signore. Sì, Signore, da più piccola a più grande, Signore, tutti quanti, Signore. Ancora ti metto davanti la mia famiglia, Signore, benedici mia moglie, aiutala, sostienila, guidala, Signore, in ogni cosa. Grazie, Padre. Ancora benedici ancora i miei figli, Signore. Sì, Signore, aiutala, Signore, e sostienila tutti, Signore. Benedici ancora mia nuora, Signore, per la sua partorenza. E gravidanza che è futura, Signore, in questi tempi prossimi, Signore. Grazie, Signore. Benedici ancora il mio genero, dottano, poneci calma, tranquillità e serenità. E la pace sia con lui, Signore. Benedici ancora i miei nipotini, Signore, tutti quanti, Signore. Sia qui in Italia, in Germania e in ogni luogo, Signore. Ancora benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore. Sì, Signore. Benedici ancora se ne abbia nemici che possono diventare ancora meglio dei miei amici. Grazie, Padre. Questo grande desiderio è essere in comunione con tutto il mondo, con tutto l'universo. Sì, Signore, perché non voglio avere più nemici. Voglio amare come tu hai detto nella tua parola attraverso Gesù. Prima che vi accostate in preghiera davanti al cospetto mio, va da tuo fratello o da tua sorella e mettiti in comunione. Questo desiderio è la mia passione, perché voglio fare la tua volontà. Se c'è ancora qualcuno che ha qualcosa contro di me, Signore, aiutalo, Signore, a comprendermi, ad amarmi come io in questo momento lo sto amando, chiunque esso sia. Grazie, Padre. Grazie per questa comunione, questa gioia, questa serenità che tu mi stai dando nel mio cuore, nella mia anima, nel mio spirito. Infondi a tutto e a tutti pace. Ancora ti prego per tutti i paesi sottosviluppati. Che l'abbondanza e la pace e la serenità possa benedire questi paesi. Signore, ancora per le guerriglie che ci sono ancora in tutto il mondo, che possano calmarsi, che la pace possa trionfare in tutto l'universo. Grazie Padre, ti ringrazio, ti lodo, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Ancora Padre, ti voglio mettere in me come l'ultimo aborto, Signore. Benedicimi, Signore, che ancora possa far di più di quello che sto facendo, Signore. A volte mi mancano le forze, Signore. In questo momento sto lavorando pesante, Signore. Signore, ti prego, aiutami a avere più energia, più forze, di poter adoperare questa forza che mi doni. Non soltanto per me, ma anche per il tuo popolo, perché è diventato la mia famiglia.
la mia più grande famiglia. Sono onorato di avere una famiglia così grande, che l'amo più di me stesso, Signore. Grazie, Padre. Ti ringrazio, Signore. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Mia carina, la grazia vi abbraccio come se fossimo di presenza, così come all'inizio. E un grande bacio a tutti quanti, dal fratello Angelo Piccone. A Dio volendo ci riprenderemo più tardi. La pace del Signore sia con tutti noi. Amen.